Buon pomeriggio e bentornati alla lesson number 9 di Impara l'inglese. Oggi parleremo del plural nouns, ovvero come si forma il plurale dei sostantivi. In inglese, per fare il plurale dei sostantivi esistono delle regole e sono precisamente 5 in modo raggruppate, ma in realtà poi se le suddividiamo, come vedremo successivamente, diventano 7. La maggior parte dei sostantivi in inglese in forma plurale, quando li mettiamo nel calderone cosiddetto comune, aggiungendo semplicemente la S al nome singolare. Facciamo un esempio: cat, cats, school, schools, book, books. La seconda regola, invece, tutti quei sostantivi che finiscono per S, doppia S, CH, SH, X e Z, formano il plurale aggiungendo ES. Vediamo anche qui qualche esempio. Bus, buses. Dish, dishes. Box, boxes. I sostantivi che finiscono in O, invece, bisogna porre molta attenzione. Se la O è preceduta da una consonante, forma il plurale aggiungendo ES. Vediamo un esempio. Volcano, volcanoes. Infatti la O, come si vede, è preceduta da una consonante. Hero, heroes. Tomato, tomatoes. Se la O invece è preceduta da una vocale, forma il plurale semplicemente aggiungendo la S. Radio, radios. Piano, pianos. Video, videos. Vi starete quindi chiedendo perché piano, che è una parola che finisce però preceduta da una consonante, si comporta allo stesso modo. Semplicemente perché piano non è una parola inglese, ma è una parola straniera importata nella lingua inglese. E tutte le parole straniere importate nella lingua inglese, qui abbiamo piano, però ad esempio Eskimo, rodeo, non sono parole inglesi, si comportano allo stesso modo. Piano, pianos, rodeo, rodeos, eskimo, eskimos, e così via. Oppure quelle che sono parole anche abbreviate, tipo kilo, diventa kilos, kilo è l'abbreviazione di kilogram. La regola numero 4, invece, ci riporta ai sostantivi che finiscono per y, a cui bisogna porre anche qui parecchia attenzione. Se la y è preceduta da una consonante, si sostituisce la Y con la I e si aggiunge ES. Vediamo un esempio. Lady, ladies. Se invece la Y è preceduta da una vocale, forma il plurale aggiungendo la S. Ad esempio, boy diventa boys. La quinta regola, invece, si riferisce ai sostantivi che finiscono in F o in FE, i quali formano il plurale sostituendo la F con la V e aggiungendo ES. Ad esempio, wife, wives, wolf, wolfers. Fanno eccezione a questa regola roof, cliff e chief, rispettivamente perché roof diventa roofs, cliff, cliffs, chief, chiefs. In inglese, oltre ai plurali irregolari, abbiamo anche i plurali irregolari e sono, nello specifico, man, diventa man, come vedete muta la A in E, woman, women, child, children. Ed inoltre, mouse, mice, tooth, teeth, foot, feet. Esistono dei sostantivi che in inglese sono sempre singolari e vengono usati quindi anche per il plurale. Eccone alcuni dei più comuni: hire, money, furniture, homework, housework, information, package, news, spaghetti, toast, violence, wealth.
ripeto, sono sostantivi singolari che si usano anche per il plurale e non aggiungono nessuna S. Poi abbiamo anche sostantivi che sono sempre plurali. Eccone alcuni anche qui. Clothes, police, people, cattle. Al solito lasciamo qualche esercizietto affinché si possa appurare se ciò che è stato spiegato è stato compreso e quindi ha saputo applicare. Gli esercizi vanno trascritti sul quaderno e poi verranno corretti a scuola. A seguire adesso troverete il video in madrelingua inglese che spiegherà le regole del plurale e sostantivi. Arrivederci a dopo. Grazie per aver prestato attenzione, vi do una buona serata a tutti e ci rivediamo alla prossima lezione, alla lesson number 10.